E buongiorno a tutti da Corriamo, corriamo oggi alla montagnetta di San Siro, campo 25 aprile, con Tito Tiberti, collaboratore della FIDAL, ma anche atleta e maratoneta di ottimo livello, con un primato di 2:22:23. Tito Tiberti che nel 2011 corse i primi chilometri della maratona di New York davanti a tutti, davanti a keniani, etiopi, chiunque. Sì, fu un episodio divertente della mia carriera discreta da atleta e da maratoneta. A New York mi trovai a correre per scommessa 5 km in testa alla gara, cosa non facile ma possibile solo in una gara come New York, dove tutti in linea teorica possono sfidare i migliori al mondo sulle strade della Grande Mela. Una maratona straordinaria che tutti vogliono correre una volta nella vita. Quali sono le tre caratteristiche principali? Beh, New York è favolosa per il pubblico, per le motivazioni che ti regala, perché sulle strade di New York trovi sempre una ragione per arrivare in fondo, che poi è la grande sfida della maratona. E poi vincere la sfida della maratona e vincere la corsa con se stessi, che è sempre la cosa più importante. Una delle particolarità è il tempo, il meteo. Spesso si corre al caldo, al freddo, cioè è un meteo che cambia rapidamente. Sì, New York è estremamente variabile e bisogna prepararsi, soprattutto nelle ore precedenti alla gara, ad avere a disposizione l'abbigliamento più vario possibile per far fronte alle emergenze dell'ultimo minuto. Perfetto, quindi in valigia qualsiasi cosa e noi ci vediamo domani. Concorriamo!